solamente chiarire qualche punto così. Mi ricordo, appena sono arrivata a Siderno, nel lontano 78, io già abitavo a Lenzi, se ti ricordi, abitavo in quella zona, e l'unica cosa che sentivo la mattina e la notte era puzza di broccoli, che pensavo, non sapevo cos'era. Quando mi hanno detto cos'era, c'è stata la prima manifestazione, non mi ricordo se i primi degli anni 80 o così. Sono stata, ero l'unica donna, qualcuno se lo può ricordare, l'unica donna presente in quella manifestazione. Perché tutti gli altri... Eri una delle poche. Una delle poche. Non essendo nemmeno di Siderno, penso che ci voleva, non dico l'apprezzamento, una chissà che cosa, però comunque sia, ho dimostrato che nei problemi dove, nel posto dove vivo, no, me ne faccio caso. Sono passati anni, la BP è rimasta com'era, perché? Perché non c'è stata la volontà dei cittadini di fare qualche cosa, non la volontà, perché gli amministratori, se il cittadino si ribella, prima o poi le cose le devono fare. Invece no, c'è stato proprio il mortorio, il rilassamento totale dei cittadini, escluso quei pochi che si sono sempre dati da fare, tipo Enzo, io mi ricordo Enzo, mi ricordo Algirò, mi ricordo Steppe Figliomeni, mi ricordo Enzo Albanese, quel gruppo di persone, donne assolutamente niente, l'unica ero sempre io, non lo so perché. C'è di meno ti ricordi? Sì. Io allora non è che conoscevo le persone, ho cominciato a conoscerle dopo, perché vi dico, erano 6 mesi che ero a Siderno, quindi non è che era. Ho cambiato posto, ho cambiato zona da nord, sono andato a finire a sud, a Predicero, Spallante di Terra, ho dovuto cominciare io a lottare di là. Nella mia lotta, e Mirmo lo sa, nei primi fine anni 80 è stato sindaco Racco o Paolo Catalano, adesso non mi ricordo chi dei due. Ti ricordi alle 2 di notte chi c'era alle 2 discariche a bloccare i camion degli autocompattatori? Alle 2 discariche Locri e Siderno. C'era la sottoscritta. Cioè di tutta la Pellegrina, di tutta la zona che sentiva, di tutta Siderno, che moriva di fumo e di diossina, non c'era un'anima che era con me a bloccare gli autocompattatori. Ma non per qualche cosa, non perché io volevo fare chissà che cosa, perché io abitavo 200 metri. Tant'è che poi dopo, quando Mimmo è diventato sindaco... Ho tolto la montagna. Sì, aspetta. Perché prima di togliere la montagna tu, io avevo fatto denunce alla procura a rotta di collo. E se ben ti ricordi, c'è stato un attrito tra di noi, perché? Perché tu mi hai detto, chi ti ha detto andare a costruire là? Come se fossi stata io quella che non era in regola e le discariche in regola. Non me lo ricordo, da te che ti ho fatto il collato io dalla casa. E appunto per quello che mi sono arrabbiata, dico, caspita, ho costruito tutto in regola, tanto di legge. Benissimo, torniamo al punto di partenza. Finiscono le discariche, vengono spostate e si fa il PMB. TMB ha funzionato per circa 6-7 anni. Cambia gestione, cambia sistema d'uso, perché ha cambiato la destinazione dell'uso, invece di fare dal separatore, mi fa da lavorazione. Ha cominciato a fare danni su danni. Anche là ci sono problemi di malattie, perché mentre voi qui potete dire abbiamo problemi di tumori, di leucemie, di cose che ci sono anche da quella parte. Noi da quella parte abbiamo l'80% della popolazione che sta patendo le pene dell'inferno con problemi respiratori, a partire da bambini piccoli, da neonati, che nascono già con le bronchiti. E questa puzza dalla mattina alla sera, notte compresa, non ce la facciamo più a sopportare. Abbiamo fatto 3-4 manifestazioni, giusto? La prima 300 persone, la seconda, la terza, la quarta, di persone non ce n'erano più. Non è che era finito il problema, perché il problema non è finito ancora oggi.
è la gente che a un certo momento vuole la bacchetta magica, o si sistema subito, se no non vale la pena. Questi sono i ragionamenti che si fanno a Sidera. Io sto continuando a votare. Oggi, grazie a Dio, abbiamo fatto l'osservatorio per i rifiuti a Siderno, che comprende tutta la questione ambientale, non solo il TMB o non solo la differenziata, ma tutta la questione ambientale. Per cui, se vi volete collegare, noi siamo felicissimi di avervi, perché chiaramente è un osservatorio di controllo sul territorio. Abbiamo dei gruppi che saranno destinati proprio alle varie zone per vedere le criticità che ci sono. Ma se non c'è collaborazione da parte dei cittadini, siamo a zero. Siamo a zero. Bisogna educare i cittadini a partecipare a queste cose. Non che se ne stiano in casa, perché tanto a me, io la puzza non la sento, la pipì a me non mi dà fastidio. Questo è il ragionamento che si fa. Si critica nei corridoi, ma non si ha il coraggio poi di agire. E io su questo, francamente, non sono d'accordo. Io sarò sempre in prima linea, non me ne può fregare meno, ormai sono passati 40 anni, sono 40 anni che sono a Siderno, 40 anni voglio morire in prima linea. Ma devo essere con la mia coscienza tranquilla, perché io ho fatto... No, no, morire, frate. 100, guarda che arrivo a 70 già, Sei una bugiarda. Enzo. Come sono una bugiarda? Perché sei tu? Perché sono bugiarda? Perché hai parlato. Che c'è della settantina. Che sono? Che hai settantina. C'è una settantina. E per me sei bugiarda. Mi ringrazio per il vostro spirito e quello.